Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con Fallout 4 e oggi siamo alle porte di Diamond City. E probabilmente potrebbe essere anche quello che vediamo qui di fronte a noi, Diamond City. 53 passi al nostro obiettivo. Abbiamo raggiunto il centro della mappa più o meno, raggiungendo appunto questo luogo, Diamond City. Andiamo a vedere cosa troviamo. Finalmente abbiamo raggiunto, abbiamo tirato a dritto nell'ultima fase, però quella è amichevole. Sì, ok, quindi siamo proprio di fronte a una città fortificata, ragazzi. Diamond City, this way, this way. Permesso. Salve. La difesa di Diamond City è uno scherzo per me, insieme ai miei ragazzi, al muro e a qualche torretta. Ok. Tiriamo dentro le armi. Siamo dentro a Che un muro. significa che non puoi aprire? Smettila di scherzare, Danny. Sono qui allo scoperto, porca Ho puttana. ordine di non farti entrare, Piper. Mi dispiace, faccio solo il mio lavoro. Fai solo il tuo lavoro? Proteggere Diamond City significa tenermi fuori? È così? Oh, guarda, è la temibile reporter. Mi dispiace, ma il sindaco McDonagh è davvero furente, Piper. Dice che l'articolo che hai scritto è pieno di menzogne. L'intera città è in agitazione. Apri subito, Danny Sullivan. Io vivo qui. Non potete chiudermi fuori. So che mi senti, Danny. Apri! Tu vuoi entrare a Diamond City, vero? Cosa? E tu chi sei? Reggimi il gioco. Che hai detto? Ah, hai detto che sei di Quincy. Hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese? Ah, hai sentito, Danny? Vuoi aprire e farci entrare? O vuoi spiegare personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi rifornimenti? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione personale, Piper. Dammi un minuto. Farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto. Prima tu. Non aspettavo altro. Ok, ragazzi, questa qui ci ha usato per ingannare. Guardate che bella porta, è bella. Piper, chi ti ha fatto entrare? Avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello. Subito la diffamatrice agitatrice di folle. Il livello di disonestà del tuo giornale. Farò smontare le Oh, vostre macchine è una tipografiche per dichiarazione, signor recuperarne i pezzi. McDonagh. Sindaco tiranno censura la sta. Perché non chiediamo al nuovo arrivo? Sostieni i giornali? Perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola? Di che giornale stavate parlando? Del mio, il Public Occurrences. Siamo la lente di ingrandimento della verità. Allora, sei con noi o no? Non sono affari miei. Oh, non volevo trascinarti in questa discussione, no, no, no. Sembri adatto a vivere a Diamond City. Ti do il benvenuto nel verde gioiello del Commonwealth. Sicuro, felice, un luogo in cui arrivare, spendere i propri soldi e stabilirsi. Non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi, d'accordo? Di cosa stavate discutendo? Tu che dici? La stampa mente e tutti sono felici, ma se stampi la verità? Ora, sei qui in città per qualche motivo particolare? Che posto è questo, comunque? Oh, questo è il posto più sicuro di tutto il Commonwealth, con la comunità più solida e la qualità di vita più elevata. Abbiamo negozi, medici, scuole, energia elettrica, acqua corrente e il muro. Nostro sacro protettore. Imparerai a conoscere il muro, ne sono certo. Ma stavamo parlando di te. Allora cosa ti porta fin qui? Sto cercando una cosa. Oh, cosa stai cercando? Un bambino rapito. Hai detto rapito? Ebbene, McDonagh, la sicurezza di Diamond City indagherà al riguardo? Che mi dici di tutte le altre segnalazioni di rapimenti che state Non ignorando? ascoltarla, sebbene mi addolori che la nostra squadra di sicurezza non riesca a seguire tutti i casi aperti, sono sicuro che potrai trovare aiuto. Diamond City dispone di ogni genere di servizio.
Uno dei nostri grandi cittadini troverà sicuramente il tempo per aiutarti. Il sindaco di una grande città deve conoscere tutti. Chi può aiutarmi? Beh, c'è un cittadino privato, Nick Valentine, una sorta di detective specializzato nel rintracciare le persone, solitamente debitori e cose del genere. Ora devo andare. Mi dispiace che la sicurezza di Diamond City non abbia il tempo di aiutarti, ma sono sicuro che Mr. Valentine abbia tariffe ragionevoli. Ridicolo! La sicurezza di Diamond City non può dedicare un agente alla ricerca. Voglio la verità, McDonagh. Qual è il vero motivo per cui la sicurezza non indaga mai sui rapimenti? Ne ho abbastanza, Piper. Da questo momento tu e tua sorella siete avvisati. Sì, continua a parlare, McDonagh. Non sai fare altro. Sono colpita. Non tutti riescono a strappare informazioni a McDonagh. Perché non passi dal mio ufficio dopo aver parlato con Valentine? Credo di aver appena trovato la mia prossima storia. La storia del secolo, nuova missione, quindi riparliamo con Piper più tardi. Dunque, andiamo all'agenzia di Valentine. Ragazzi, vi ricordo i segni premonitori, diciamo, che ci erano stati detti da Mama Murphy. Segui i segni fino al cuore luminoso, il primo. Secondo, quando troverai l'uomo corpulento, ricorda la cava Lily Jun, non mi ricordo, sulle rocce. Ricorda la cava Lily Jun sulle rocce. Queste qui sono le due visioni che ho avuto riguardo alla nostra storia. Ok, ragazzi. Diamond City. Siamo in una vera e propria città. Siamo dentro uno stadio. Che figo. Salve. Ciao un attimo. Ma ciao. Giornale omaggio per i nuovi arrivati. Se l'istituto vi rapisce di notte, almeno noi vi abbiamo avvertiti. Vabbè. Mercato di Diamond City. Ok, ragazzi, quindi qui siamo. Non lasciate che lo stress della vita vi uccida. Guardate quanta gente. Un paziente. Una nuova cartella medica da aprire. Hai effettivamente bisogno che di cure? Che vuol dire ricostruzione facciale? Serve solo il nostro servizio di ricostruzione facciale. Ricostruzione facciale? E che roba è? È una specialità del dottor Crocker. Se ti interessa, parlane con lui. Passa dalla porta con il nostro logo. Se hai un problema di natura medica, parla. Non mi interessa. Molto bene. Ok. Ho sentito. Dunque, ragazzi, un bar per soli predoni nel vecchio Theater District. Vediamo se ci fosse un cuore luminoso. Qui abbiamo un coso per casa base, postazione, cassetta postale. C'è qualcuno che mi sa dare informazioni su questa casa base? Perché mi sa che è una cosa che possiamo comprare, tipo. Forse il sindaco, sì. Abitante Mirna. Ehi, tu, non ti conosco, resta a distanza. Eccoti un'imitazione del David. Bene. Bene, ora rispondi a una semplice domanda. Sei un essere umano? Perché io non servo i sintetici. No, sono Jangles, la scimmia lunare. È ciò che farebbe un sintetico. Evitare la domanda. Non serviamo quelli come te qui. Arrivederci. Dunque. Il dottore dice che non Schoolhouse, sicurezza. Detective. Mi serve una nuca cola. Ma c'è qualcuno che reagisce alla situazione. L'istituto dovrà pure. Diamond City Surplus. Tutto quello cos'è? Che mi serve. Il cuore luminoso, ragazzi. Seguiamo i segni fino al cuore luminoso. Entriamo dentro. Abbiamo, secondo me, raggiunto il nostro primo segno. Il nostro primo obiettivo. Permesso. Salve. Qualcosa non va. Oh, Nick. Un'altra persona in cerca di riparo dalla pioggia. Sei in ritardo, l'ufficio è chiuso. So che dovete essere impegnati, ma non vi ruberò troppo tempo. È importante. Hai ragione, mi dispiace. Non volevo essere scortese, solo che il nostro detective è scomparso. Hai idea di dove potrei trovarlo?
È scomparso mentre lavorava un caso. La banda di Malone lo Smilzo aveva rapito una ragazza e lui aveva individuato il loro covo alla stazione di Park Street. Lì c'è un vecchio vault che utilizzano come base. Gliel'ho detto a Nick che era una trappola, ma lui mi ha sorriso ed è uscito lo stesso. Chi è questo Malone lo Smilzo? Non so molto su di lui, ma viene da Good Neighbor e questo significa che si è laureato in una delle migliori scuole di criminalità. Lo troverò, hai la mia parola. Grazie. Dovresti riconoscere facilmente Nick. Indossa sempre un vecchio cappello e un impermeabile. Ti prego, fai in fretta. Ok, giorno del Commonwealth completato, ragazzi. Abbiamo munizioni, ma siamo a casa di altra gente, quindi stiamo rubando. Non lo vogliamo fare. Poco sanno e molto Valentino. Andiamo a uscire fuori e a cercare quindi di capirci anche qualcosa di più in questa Diamond City, in questo gioiello, verde gioiello del Commonwealth. You steal, we shoot. Casa di Arturo. Tu rubi, noi spariamo. Casa. Serra. Andiamo a vedere cosa c'è nella serra. Frutto mutato selvatico, raccogli. Questa è tutta roba che possiamo raccogliere a quanto pare. Sì, ma a me mi interessava tipo... Vediamo se riusciamo ora a capirci qualcosa di più, perché mi interessava... Queste non le posso raccogliere. Piantaitatus. Questo. Ok, e questo, ok. Eventualmente mi interessava comprare quella casa a me. Però per comprare quella casa dovrei, mi sa, riparlare con il sindaco Brady Booty, che non mi ricordo assolutamente come si chiama. McDonagh. Dunque, qui siamo, penso, nell'area esterna della città. Andiamo un pochino a vedere cosa ci offre questo posto, perché non è piccolo. Non è nemmeno enorme, a dire la verità, però non è piccolo. Questa è una casa? Casa di Kellogg, apri Ardua. Torniamo giù. Andiamo, dunque, qua dietro c'è tipo un palco. Quello è il sindaco. Sì. Questo personaggio è occupato. Salve. Non toccare la vernice. Va bene. Come vuoi. Come vuoi? Non sai cos'è questo, vero? Questo è il muro, il grande guardiano verde. Credo che tu abbia bisogno di un po' di educazione. Magari un po' di servizio alla comunità? Che ne dici? Dipende da cosa. Vedi questa vernice? Ormai si trova in un unico posto in tutto il Commonwealth. Hardware Town, un negozio in rovina a ovest da qui. Se mi porti una latta di vernice, avrai in tasca 100 tappi. Che ne dici? Solo se aggiungi altri soldi al totale. D'accordo, ti pagherò 125 tappi. Credo che tu possa fare di meglio. Un buon samaritano non si preoccupa di tali dettagli. 100 tappi, non uno di più. Recuperare la vernice, d'accordo. Grazie tante. Allora, poi alla fine ci ho detto 100, ma penso... Scusi, questa fiducia ci hanno dato prosperità. Vabbè, chiacchiera con la gente, volevo comprare una casa io. Mi piace questo posto. Dunque, qui abbiamo dei campi con un sacco di frutti, quindi questi qui eventualmente vedremo di utilizzarli per i nostri accampamenti. Intanto stiamo togliendo le riserve di cibo a tutta la città. Andiamo. Vai lì. Vai. Esploriamo un pochino quello che rimane. Qui abbiamo. Oh, qui abbiamo le pompe dell'acqua, depuratori. Ok. E qui cosa abbiamo di interesting? Taniche di benzina. Dunque, stiamo esplorando, stiamo facendo un giro pesca, nel senso siamo partiti all'esterno. Puoi mangiare qualcosa al Power Noodles. Parla con il robot. Ok. No, non farlo, ti prego, cosa? Aspettate un attimo, ragazzi. Come fai a mangiare quella robaccia? Non c'è niente da vedere. È solo una cosa degna di essere comprata al Dugout Inn. Ed è l'alcol. Cosa vuoi che ti dica? Dugout Inn? No, questo qui non... Un vero abitante di Diamond City. Forse sì, ma voglio stare più nel centro a questo punto.
Demon City, The Newspaper. Ok, siamo arrivati qua. Questo è il dottore. Non muoverti, sintetico. Che cosa ne hai fatto del vero Riley? Dov'è mio fratello? Te lo giuro, non sono un sintetico. Non sparare, per Dio, siamo fratelli. Abbassa quell'arma, subito. È un sintetico. Ci ammazzerà tutti. Kyle, no! Ok, oh. Lo spettacolo è finito. Non ci sono sintetici a Diamond City, intesi? Soltanto voi e la vostra paranoia del cazzo. Cos'è successo? Non sono un sintetico. Gliel'ho detto, gliel'ho ripetuto. Perché non mi ha ascoltato? Mi serve un minuto. Ok. Boh, io... un po' di saccheggio sul cadavere, perché no? Salve. No. Ehi, hey, Takashi. Va bene, abbiamo un coso giapponese. Commonwealth Weaponry, con il simbolo America, un banco da lavoro per armi che potrebbe essere utile. Lanciafiamme, possiamo andare a migliorarlo. La pistola gamma, direi 2 su 3 le possiamo. Forato avanzato, fucile da combattimento, non mi sembra male. Martello demolitore lo possiamo modificare, vero? Pesante, no, ma non era questo allora quello che volevo io. Non cerchiamo un altro. Comunque abbiamo un asse che eventualmente penso possiamo essere chiodato. Ungente e tagliente. Dunque, per quanto riguarda lanciafiamme, tipo per esempio serbatoio standard di napalm, danni superiori. Quindi andiamo a vedere il resto. Canna standard o canna lunga, che ci aumenta solo il peso praticamente, e portata, anche se a dire la verità la portata rimane identica. Serbatoio propellente standard, grande, enorme, non aumenta niente. L'ugello standard di compressione e vaporizzatore, danni superiori, portata inferiore. Sì, vabbè, tanto non è niente di che, cioè stavamo solo controllando più o meno. Questo cos'è? È casa base. Ah, un'altra volta, casa base. Sì, ma è prescrizioni. Droghe. Sì. Sembra che ti serva un aiutino, qualcosa per calmare i nervi, per rilassarti. Non ora. Se cambi idea, fammi sapere. Caso dunque, di ragazzi, volevo qualche aiutino. Volevo vedere, cerco sto lavoro. Sto cercando lavoro, se ne hai uno. Sì, sto cercando una felce mutata, se per caso la trovi. Ho sentito che cresce vicino al bosco paludoso. Assorbe naturalmente le radiazioni. Sarà ottima per preparare Radix e Radaway. Se rendi più allettante l'offerta con dei soldi, potrebbe interessarmi. Cerchi di alzare il prezzo. Non è bello. 100 tappi, è tutto quello che avrai. Felce mutata. D'accordo. Ottimo, ok. Dunque, ragazzi, andiamo un attimo a vedere la nostra mappa, perché noi abbiamo un vicolo dell'impiccato qui che eventualmente potremmo andare a realizzare. Io ho bisogno di un taglio di capelli. Vabbè. Tutti, fatevi avanti. John, e da queste parti chiamiamo la tua pettinatura straordinaria follia. La spruzzata di sangue le dà un tocco personale. Dovresti tagliarti i capelli. Quali sono le mie opzioni? Devi solo chiedere. Rasature, tagli lunghi, tagli corti, trecce, spuntatine. È più facile se te lo mostro. Ho qui una poltrona vuota. D'accordo. D'accordo, siediti pure. Ok, 15 tappi per noi, sia dai barbiere. Ok, quindi ragazzi andiamo a vedere cosa possiamo fare con i nostri capelli. Salve nostro Ben. Andiamo a vedere lo stile dei nostri capelli. Possiamo andare a scegliere tutti i capelli che vogliamo per cambiare un pochino. Adesso avevamo la chignon samurai. Un attimo. Sì, vabbè, volevo lasciarli lunghi, tipo Rockstar. No. Antieroe è figo. Quindi sciolti così, oppure Batnik, che sarebbe. No. Pompadour direi di no. Maschio alfa, no. Trascinato, no. Stupefacente. Stupefacente se vuol dire. Boh. Mi piace così, quindi andiamo a prendere antieroe. Facciamo
questo. Andiamo a scegliere peli facciali, errante solitario, rasoio rotto, amante dell'aria aperta o cielo. Perfettino. Mosca, stile Commonwealth, mano perdente, classico hollywoodiano, motociclista, minatore, la bestia, hombre, bardo, pizzetto, a tutto gas. Tutto gas non è male. Scala reale, anche questo mi ispira molto. Baffoni. Dunque, Gettysburg. Onestà totale, sopravvissuto. Pronti per l'apocalisse. Baffoni. No, scala reale. No, baffoni. Baffoni, mi ispira baffoni. Non sono belli. No, no, niente, scherzavo. Cambiamoli, mettiamo scala reale, più figo. Ok, adesso si ragiona. Con il colore possiamo andare a cambiare nero corvino, nero intenso. È più... vedete, diventa più meno grigio così. Grigio acciaio, argento, bianco. Andate come a casa, bianco. No, siamo troppo giovani. Ossigenato. In cima cosa abbiamo? Abbiamo biondo platino, biondo, biondo oro, biondo cenere, castano chiaro, rosso fuoco, rosso, castano ramato, rosso scuro, castano, castano naturale, castano, castano scuro, castano intenso, e poi abbiamo nero intenso. Io direi di andare sul nero intenso, mi piace di più che quei capelli bluastri che avevamo prima. E poi basta, entra, abbiamo fatto, confermiamo il nostro personaggio. Quindi ci rimettiamo cappellino e occhiali. Non mi piacciono troppo i capelli da dietro con il cappellino, però vabbè. Dunque, questo cos'è? Sale Fallons, scantinato di Fallon, andiamo a vedere. Praticamente, ragazzi, esploreremo la città in questo episodio. Becky Fallon. Signorina? Salve. Ci siamo già visti? Forse. Non facciamo gli spiritosi. Innanzitutto, qui non si fanno opere di carità. Se vuoi dei vestiti, devi pagarli. La gente ruba questi vestiti. Davvero? Sì, davvero. Quindi niente ironia. Ora che ci siamo capiti, benvenuti da Fallons. Sarò felice di mostrarti le nostre merci. Fallon's Basement, nome interessante. Sì, è antico. Fallon's esisteva già prima della guerra. Mio nonno diceva sempre che aveva una tradizione di qualità e accessibilità. Immagino che l'accessibilità sia diventata troppo cara per alcuni. Schifosi ladri. E la sicurezza di Diamond City non aiuta. Perché la sicurezza di Diamond City non ti aiuta? Mio marito è stato preso, ok? Dall'istituto. La sicurezza non voleva indagare, io ho piantato un casino e ora sono sulla loro lista nera. Tuo marito è stato preso dall'istituto? Beh, non è più qui, questo è sicuro. Non che l'istituto lasci qualche traccia, a parte quei sintetici. Cos'è un sintetico? Stai scherzando, vero? Un sintetico. Le macchine create dall'istituto. Alcuni sembrano persino umani, abbastanza da non notare differenze. Che fortuna, eh? L'istituto prende il mio Charlie e non mi lascia neanche un rimpiazzo. Oggi non mi serve nulla. Allora, esci pure. Ok, va bene, sì, andiamo via. Effettivamente era solo per curiosità che sono entrato qua dentro. Ma da dove si esce? Ah, da qui, ok, dai Monziti. Va bene, vediamo di... Dunque, andiamo a cercare il coso. Andiamo a cercare il nostro detective. Dobbiamo andare a un vecchio vault, ragazzi. Al Boston Common viva uno strano. Questo cos'è? Choice Chops. Casa di polli. Ho parecchia carne di bramino disponibile. No, che cazzo ci faccio la carne di bramino? Vabbè, dai ragazzi, andiamo fuori. Quanto abbiamo di inventario disponibile? Ah, 10 kg, bene. Questo è il giornale. Sì, ma io volevo entrare nella casa. Mi hanno chiesto di leggere una. Si può? Rilevato? È impossibile forzarla. Ah, richiede la chiave. Questo è proprio richiede la chiave. Compriamo di tutto a tutti.
Si apre solo con una chiave. I sintetici non sono ammessi. Non uscite dal muro senza difese. Siete. Per la protezione personale di alta qualità. Dunque ragazzi, io direi che è il caso di fare un viaggio a posare un po' di roba. Dov'è il sindaco? Qui era, c'era il sindaco, ora non c'è più. Immagino che quella sia una discarica. Andiamo a vedere, facciamo un ultimo giro qui. Poi faremo un salto al nostro accampamento qui vicino. Vedremo di realizzare l'antenna, in questa maniera almeno inizierà ad arrivare gente. Ti avevo detto di tenere il lago pulito. Non costringermi a farti chiudere il chiosco. Ogni goccia d'acqua che esce da quel filtro è pura al 100%. Perché un lavoratore onesto come me deve scontrarsi sempre con la burocrazia, eh? È un pericolo per la salute, Sheng. Sì, certo, che riempie le tasche di qualcuno. Diciamo le cose come stanno. L'acqua la gestisco io. E lo faccio senza la vostra intromissione, grazie. Acqua fresca! Venite, gente, sono... Salve, acqua purificata. Non la troverai nel Commonwealth. Vivi qui da solo? Certo, me la cavo da solo da quando avevo 8 anni. Sono un uomo indipendente. Ho una casa mia, frequento i corsi serali, tutto quanto. Ora, che ne dici di una bottiglia d'acqua, eh? Posso fare qualcosa per aiutarti? Ah, ti piace lavorare. Vuoi aiutarmi a ripulire le riserve idriche? Non puoi immaginare cosa la gente ci butti dentro. Sovraccaricano i filtri. Dipende. Quanto vale per te? La paga è di 100 tappi, ma mi piaci. 125. Ci penso io. Solo non affogare. Non tirerei mai fuori la tua carcassa da lì. Fai manutenzione alle scorte d'acqua. Ok ragazzi, vediamo di seguire questa missione. Mi piace. Quindi dati, missioni. Sempre Invicta, no, varie. Fai manutenzione alle scorte d'acqua. Ok, dunque, dove si trovano i nostri obiettivi qui? Abbiamo radiazioni qua dentro. Ah, cazzo, nemmeno poche. Allora, andiamo subito in inventario. Provviste. Radaway. No, Radaway, vabbè, ho sbagliato. Radix, anche Radaway. Cosa dobbiamo fare? Raccogliere questa roba? Ah, dobbiamo raccogliere i rifiuti ci sono dentro. Due su cinque. Bravo. Bevi l'acqua, è buona. Secchio di metallo, troppo peso, bene. Quindi direi che è il caso di posare subito qualcosa. Tipo... infatti è che abbiamo... Vabbè, andiamo a materiale, qualcosa che pesa ce l'avremo, Ordiniamolo per peso. La batteria di fortuna pesa 6 kg. La lasciamo qui. Però la lasciamo lì, non penso faccia parte acqua della missione. Purificata! Non morite di sete in giro per il Commonwealth! Ok, ci manca un qualcos'altro. 10 metri in quella direzione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Cosa c'è per terra? Io non vedo mica niente. Uno in quella direzione, forse... Quello? Ok. La batteria la lasciamo qui per ora. Usciamo fuori, andiamo da Sheng. Acqua! Comprate qui la vostra... Guarda com'è pulita l'acqua ora. Bel lavoro. Ecco la tua paga. Ora, che ne dici di prendere qualche bottiglia per il viaggio? Sheng, perché c'era un teschio nell'acqua? Forse ho chiesto aiuto ad altri prima di te. Forse l'ultima persona che ho mandato lì ha trovato una bomba inesplosa. Ehi! Quando i filtri fanno il loro lavoro, è tutta acqua passata, giusto? Comunque, ti serve dell'acqua? Non voglio comprare nulla. Se vuoi trovarla altrove, buona fortuna. Ok, dunque ragazzi, quanto peso abbiamo? Perché la batteria effettivamente pesa tanto, però...
Tipo la macchina da scrivere, il secchio di metallo. Ecco, il secchio di metallo non ci dà solo acciaio, abbiamo altro modo. Il tostapane, molla acciaio, tanico anticelo può far comodo. Questo qui non serve. 222, quella pesa 6 kg. Dove sei? Eccola qui, raccogliamola. E andiamo a viaggiare rapidamente fino al nostro accampamento del vicolo dell'impiccato. Ok, quindi vicolo dell'impiccato che non ho migliorato ancora. Praticamente, ragazzi, ho continuato immediatamente dopo l'ultimo episodio. E da lì dovremo cercare di sviluppare sicuramente un avamposto bello grosso, più grosso possibile, più che altro sviluppandoci in altezza, perché come avete visto siamo abbastanza chiusi fra i palazzi. Cercheremo di arrivare al massimo dell'altezza che possiamo sviluppare, da lì ci allargheremo per coprire tutto il possibile. E intanto vediamo di realizzarci le cose base, quindi una bella antenna che appunto attirerà altra gente, sempre che abbiamo abbastanza materiali, perché è solo un'ipotesi la mia. Andiamo a vedere di trasferire tutti i nostri materiali con tasto T qua dentro. Ne abbiamo posato un bel po' di roba. Apriamo il menu dell'officina. Andiamo a vedere energia varie, antenna. Ok, lo possiamo fare. Quanto rame abbiamo? Merda. Vi dico merda, ragazzi, perché ci manca uno di rame. Però. Andiamo un attimo a vedere. Questa è l'officina per le armi. Se possiamo andare a distruggere qualcosa. Cioè, questo qui ci darebbe solo acciaio. Per esempio, questo qui non lo possiamo fare. Però ci serve rame a noi. Ci serve il rame. Allora, io spero che in questo discorso, tipo, tutti gli oggetti che contengono rame siano stati considerati in questo calcolo. Dovrebbe funzionare così, cioè ogni materiale, come vedete, ha la possibilità di essere, come si dice, riciclato in qualcos'altro. E a dire la verità, quello che è l'inventario dell'officina è proprio la somma di tutti questi materiali che possono essere prodotti. Non effettivamente, cioè il teschio di bramino non ci facciamo niente. Dunque, rame, ci serve rame. Ripartiamo da qui allora. Noi siamo entrati da di qua. Siamo entrati da di qua abbandonando la strada principale. Oh, tu hai qualcosa di interessante. Munizioni, steampack, torace. Vediamo se riusciamo a ottenere del rame da questa roba. Allora ragazzi, qui abbiamo una bolt action artigianale pistola, ci dà solo acciaio, un fucile da combattimento che ci darebbe rame, no, martello demolitore non ci facciamo niente, quindi lo possiamo, stick a biliardo, mattarello, vabbè, anche questo fucile da combattimento lo leviamo, il resto lo teniamo. Pistola gamma, cosa possiamo mettere? Disco standard, disco profondo, impugnatura standard, impugnatura del tiratore esperto senza rompifiamma, antenna segnale, ripetitore segnale. Qui ragazzi, questa roba qui la posiamo tutta nel nostro baule che abbiamo messo là sopra. Io direi di fare una cosa, se fattibile con i nostri materiali. Oh, ho sbagliato. Ok, se fattibile con i nostri materiali, allora andiamo in creazione oggetti. Io ho il rango 2 di il grado 2 di che coso di leader locale, quindi lo posso fare, però mi manca l'alluminio. Ci manca un po' di alluminio. Volevo fare il... Cos'era quel... Ah? C'è un predone? No, ma cosa? Vabbè, ma io, guarda, non c'è bisogno di tanti ragionamenti, C'è una pistola, ti spara. Raccogliamo quello che c'è da raccogliere. Potrebbe essere proprio l'alluminio che ci mancava, questo. Andiamo a vedere se adesso con un fucile a doppia canna abbiamo dell'alluminio o no. Non abbiamo dell'alluminio, a quanto pare. A meno che, andando a posare adesso i materiali nell'officina,
199, 195, non penso, però proviamo a vedere se adesso possiamo fare l'officina. No, 7 su 8 proprio, uno in meno. Per quanto riguarda la, il capo, non abbiamo rame, vero? Space collega filo, mi dite, manca il rame. Quindi non possiamo collegare questo all'altro. Andiamo a posare invece i nostri averi all'interno di questo coso qua. L'autorità virtuosa, lanciafiamme, pistola gamma, mattarello, asse e stecca da biliardo. Mio vestiario, braccio destro e predone, tutta questa roba qui, tutto, tutto, tutto. Tanto continuiamo a viaggiare con tutte le volte quel torso in cuoio, torace in cuoio, quindi prendiamolo. Andiamo a aprire il nostro inventario, andiamo nell'inventario, andiamo nel vestiario. Un braccio torace in cuoio, ok. Abbiamo... Quindi andiamo fuori, ragazzi, a cercare proprio dei nuovi materiali per noi. Di qua non ci siamo andati noi. E è questo quello che mi attira ad esplorare. Non abbiamo esplorato. Ok, perfetto. Non abbiamo esplorato questa zona. È vero che comunque siamo già a Diamond City praticamente, però... Munizioni, tutta questa roba qui sono cose che ci possono fare enormemente comodo. E fino a che non... Andiamo ragazzi a prendere il nostro fucile da cecchino. Supermutante rissoso. Vediamo di colpirlo a modino. Dai! Ah, si è messo dietro, guardatelo. Siamo ancora in attenzione, non ci hanno chiaramente visto. Stanno sparando probabilmente la nostra posizione ipotizzata. Ah no, adesso ci hanno visto. Cazzo, ma proprio qui dove c'è la barricata lo devo mettere. Ok, te sei morto. Ok, nascosto, perfetto. Te cosa hai? Tappo, munizione, mazza baseball, fucile, protezione, arbitro, la guardia DC. Queste sono tutte armature da baseball. Prendiamo il nostro fucile a pompa. Munizione che andrà radioattiva. Bosci del succhio sangue. Andiamo di sopra, ragazzi, dove erano accampati questi supermutanti. E vediamo di raccogliere intanto i nostri loot, perché è giusto, abbiamo sprecato un po' di munizioni per loro, è giusto recuperare quello che ci serve. Dunque, ah, cazzo, vabbè, raccogliamola, ragazzi, la roba che ci potrebbe essere l'alluminio. Non ho indicato come ricerca, quindi non vedrò alluminio, cioè le cose con l'alluminio evidenziate. Tappo, munizioni, visore notturno, artigianale, asse, gamba, blu. Sedia, radio. Un altro sacco di carne con una ghiandola di mosca mutante. Qui abbiamo una televisione. Qui abbiamo un super mutante piantato. Tappo, munizioni e fucile. Usciamo fuori e andiamo di sopra. Dove abbiamo? Un lavandino, un water. Qualcosa di là che non, probabilmente non ci serve. Una cassa con delle catene. Una cassa con tappo, munizioni, compensatore calibrato potente, pistola a 10 mm e un braccio leggero da non sappiamo cosa. Oltre a un supermutante, tappo, munizioni, tiratore scelto. Eccolo. Allora, qui siamo sui tetti Diamond City e praticamente ci troviamo sopra il nostro accampamento, più o meno. Dunque, Diamond City è quella. Eccolo lì il nostro accampamento. Quindi vediamo se riusciamo a scendere. Ok, siamo quindi tornati indietro attraverso i tetti. Adesso vediamo di se è possibile realizzare questo cavo.
Però questo cavo dobbiamo realizzare prima di tutto andando a trasferire eventuali materiali qua dentro. 161, passiamo a 157, poca roba. Però si spera, insomma, che in quella poca roba ci sia un po' di rame. No, non c'è nessun rame, come vedete. Ma delizione. Questo bidone lo leviamo. I ragazzi, di roba con rame in giro non mi sembra che ce ne sia. A meno che non troviamo tipo una radio o un televisore, non potremo fare molto. Questo è un banco da lavoro per armi, uno scaffale rotto che fa anche un po' schifo, scatola di sostanze acciaio vite, una sedia, un'altra sedia rotta. Purtroppo non è che ci sia proprio molto. Vabbè, proviamo a creare qualcosa. Vediamo se qui troviamo del rame. Asse, mazza da baseball. Alluminio però abbiamo trovato. Intanto questo ci permetterà di lavorare meglio sulle nostre armature. Questo via. Fucile a doppia canna. Sì, abbiamo sempre le solite nostre armi. Ormai mi sono innamorato di quelle. Vedremo utilizzare sempre quelle praticamente. Ti levi. Allora, quindi riaprendo il menu del gioco, diciamo. Oh, ok, possiamo collegare il filo intanto, che è già una cosa fondamentale. E abbiamo quindi un segnale radio. Segnale radio che trasmette e quindi invita la gente a venire a stare dalle nostre parti. Per questo abbiamo bisogno di portare i letti, che sono in questo momento a 2, almeno a 3. Io direi di prendere uno di questi qui in acciaio. Perché portandolo a 3 avremo, diciamo, due cittadini che abiteranno da queste parti e uno che farà il mercante, quello che porterà avanti e indietro i materiali. Però dobbiamo aspettare naturalmente che arrivino. Però prima di tutto andiamo a creazione e vediamo se questo qui, banco lavoro per armature, ne abbiamo uno tra l'altro. Ah, quindi lo potevamo realizzare in ogni caso. Boh, vabbè. E mettiamo uno qua dietro. Così. Ok, quindi usciamo fuori e andiamo a creare. In questo momento abbiamo braccio sinistro da predone. Protezione da arbitro della DC. Armatura da combattimento. Dunque, questa qui dovrebbe essere bilanciata, ragazzi. Questa non è male. Andiamo a vedere cosa eventualmente possiamo farci. Armatura da combattimento rinforzata, ombrata. Ok, qui potremo andare a passare a un livello superiore. Perché il braccio ci dà 10-10, mentre il nostro braccio attuale ci dà 4-7. Quindi questa qui la teniamo. Questa qui la teniamo. Ora vediamo di fare cambio. Oh, salve colono. Non sei l'unico arrivato, vero? Colono Q, linea di rifornimento. Ok, dove lo mandiamo? Lo mandiamo al drive-in Starlight, penso sia la più vicina. Pronto ad andare? Vai. E adesso dovremo avere, ragazzi, tutti i materiali, infatti come vedete sono aumentati enormemente, tutti i materiali che vogliamo, perché abbiamo 1622 tappi, che sono, vabbè, quelli sono quelli che abbiamo dietro, tipo, ecco, energia che ci serviva al rame, no? Questi qui abbiamo un totale di 20 di rame, quindi non ci sono problemi. Difesa 0 ci dice, perché effettivamente la difesa è 0. Abitanti 2, quindi c'è un colono che non abbiamo visto. Eccolo qui, tu. Vieni qua. Ok. Lavora qui. Ok, andiamo a mettere qualche altro. Qualche altra pianta. Tipo. Frutto mutato, ne abbiamo 12. Mettiamo tutti in questo angolino qua su. C'è anche un cadavere decapitato. Tutto fa. E in questa maniera aumenteremo il cibo a 6 come minimo, vero? 5, vabbè. Andiamo a mettere una difesa base, una torretta. Una torretta, dove la mettiamo? Mettiamo qui fuori? Ok, sì, la mettiamo qui. In questa maniera, diciamo, funzionerà uguale anche con la porta chiusa. Ok, quindi difesa alta, letti più alti degli abitanti, anche se iniziano già a essere bassi. Andiamo a vedere i letti, quelli più piccoli che riusciamo a mettere. Questo è quello più piccolo, quindi ne mettiamo un altro paio, poi vedremo di alzarci verso l'alto e inglobare magari questi palazzi che ci sono intorno, perché se no la nostra superficie è veramente bassa, sarebbe da ristudiare da capo. È comunque qui il discorso.
Vedrò di farlo magari io. O lo faremo insieme in un'altra live. Dipende quanto la prima vi piacerà. Ancora non l'ho fatta. Sto pubblicando adesso l'episodio 5, mi sembra. Quindi fra pochino la faremo e vedremo un pochino come andrà, cosa riesco a fare più che altro. E tutto, dunque, andiamo adesso quindi a prendere le nostre armature. Qui, trasferiamo tutto quello che è armatura. Vestiario, quindi braccio destro al predone, braccio destro in cuore, braccio sinistro, calzamaglia integrale, no. Questa roba qui no, quindi andiamo al mio vestiario, andiamo a armatura, braccio destro DC, predone, calzamaglia integrale, casco pesante, completo sportivo, salopette, braccio sinistro, armatura combattimento, lo leviamo. Quelle in metallo le rimettiamo di qua, gamba sinistra predone, in cuoio, gamba destra in cuoio, da predone, sinistra in cuoio, sinistra in metallo, predone atomica casco, predone atomica torso, ok, questa roba qui la teniamo qui per adesso, salopette, torace in cuoio, torace in metallo, vesti logore del figlio dell'atomo, questa roba qui, gamba sinistra armatura da combattente, quella abbiamo preso, gamba destra in cuoio, braccio sinistro in metallo, a vederlo così, torace in metallo, braccio sinistro armatura da combattimento, gamba in gamba sinistra da combattimento, andiamo a ispezionare, ci darà da predone, questo andiamo a ispezionare, da combattimento, gamba destra da predone, braccio sinistro in metallo, braccio sinistro da predone, torace da predone e braccio sinistro armatura da combattimento. Ok, abbiamo troppo peso quindi non possiamo correre. Però tanto insomma andremo semplicemente a portare questi materiali oltre questa casetta per riciclarli e poi depositeremo tutto all'officina. Ok ragazzi, quindi officina condivisa anche con questa stazione, con questo nostro luogo di ristoro in mezzo a Diamond City, cioè a Boston. Poi Diamond City, io l'ho sempre chiamato Diamond City, la città nel mezzo, però effettivamente è solo quella che abbiamo visto adesso. Allora, questa via, poi questa via e questa via. Ok, quindi abbiamo completato il riciclaggio delle risorse. Ok ragazzi, rieccoci qua dentro Diamond City e nel prossimo episodio continueremo a girellare qua intorno a scoprire cosa sta succedendo nel Commonwealth e nella città appunto intorno a questo gigantesco ammasso di baracche qua nel mezzo. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi a Brick to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.